Salve a tutti. Oggi intendo condividere con voi una riflessione, come sempre estemporanea, qui sotto un cielo piovoso milanese, sul concetto di competitività. Cosa si deve intendere oggi veramente per competitività? Beh, io credo che bisogna focalizzarsi su due ambiti concettuali. Il primo credo che necessariamente debba riguardare la crescita, il concetto di crescita e il concetto di sviluppo. Crescita certamente in termini di risultati, in termini di performance, e di sviluppo nel senso di predisporre nuovi percorsi orientati al raggiungimento di risultati e di ottimizzazioni significative. Dall'altra parte però credo che sia necessario focalizzarsi anche in un altro ambito concettuale, quello del problem solving. Cos'è il problem solving? Beh, ne ho già parlato, ne ho già accennato qualcosa in un precedente video. Si tratta di la soluzione di problemi, cioè quell'atteggiamento rivolto e focalizzato su tutto ciò che tende ad aiutarci, su base pressoché quotidiana, a risolvere problemi che mano a mano siamo costretti ad affrontare in ambito aziendale, professionale, in un ambito che può essere più o meno tecnologico, che può essere organizzativo. Questo come? Ricorrendo certamente a nuovi modelli operativi, anche modelli organizzativi, guarda caso, ma anche a supporti di tipo digitale, tecnologico, e se vogliamo anche soprattutto direi a un nuovo modo di fare cultura aziendale professionale, incentrata su che cosa? Beh, incentrata sulla fattualità, cioè sull'aderenza ai dati di fatto, allo stato delle cose che effettivamente ci circondano e con le quali siamo costantemente chiamati a confrontarci durante le nostre giornate lavorative e magari anche non lavorative. Questo è fondamentale, quindi fattualità sì, e meno chiacchiere un po' a vuoto, quando diventano poi certi discorsi, esercizi dialettici fini a se stessi, beh, lasciamoli stare. Cerchiamo sempre di stare sulla fattualità, sullo stato vero delle cose. Questo vuol dire poi ottenere, innalzare il proprio livello di competitività, un aspetto assolutamente imprescindibile oggi, più che in passato, e lo sarà ancora di più in futuro. Sempre ovviamente con un atteggiamento orientato alla responsabilità e alla sostenibilità, non dimentichiamocelo mai. A presto per un altro video estemporaneo, sempre con Marco on the News, magari non sotto la pioggia. Ciao a tutti.